io vado nella cartella dei file temporanei di internet e li tiro giù tutto. Io vedo anche i tuoi messaggi. Quello che tu hai scritto su internet, nella tua email, se tu hai per esempio l'email online, si è prima scaricato sul mio computer e io vedo l'immagine di cosa c'era scritto. Che scrivo come webmail, no? Se io vado a scrivere una webmail, prendiamo uso Google, vado a vedermi un'email, l'email in quel momento, l'immagine che mi appare sul computer, mi è scaricata sul computer, quindi io la posso vedere. Che tu mi nascondi dopo quello, io posso vederla se tu non hai protetto in maniera adeguata là. Ma chi cookies posso usare? Eh? Ma chi cookies posso usare per... I cookie servono per poter ricordare le password, eccetera, degli accessi, sono dei sistemi che ti permettono di ricordare dei parametri all'interno del computer. E da lì non si può anche vedere la durata della sessione? C'è, io posso impostare nei cookie le durate della sessione. Lo imposto io o? No, l'imposta chi fa il server dall'altra parte. Dice benissimo, tu quando è classico quando ti manca, andate a vedere il sito del vostro conto corrente. Se dopo due minuti non avviene nessuna operazione, devo rifare il login. Perché il cookie è impostato in maniera tale che se dopo due minuti di inattività lui fa decadere la sessione, l'immagine, cioè. Però viene anche utilizzata moltissimo per catturare cosa voi visitate. Io vi scarico, voi visitate il mio sito, vi passo un cookie che benissimo, da quel momento va a vedere tutto quello che voi visitate. Quanti di voi capita? Vado a vedere in un sito di scarpe, poi apro le mail e mi becco 2000 pubblicità di scarpe. È utilizzato attraverso quei metodi. Non è che loro sanno come navigo, eccetera, lo vedono così. Comunque siamo andati un attimino fuori. Sì, sì, un pochetto di meno. Ok, abbiamo visto il tipo di energia di immagini. Come vi ho detto, è un discorso un attimino anche di... cosa devo fare con l'immagine, cosa voglio passare, eccetera. Un'altra cosa che io posso fare è prendere, eliminiamo questa immagine, la chiudiamo, apriamo di nuovo la mia immagine del pilota. E quello che mi interessa in questo momento è andare a giocare sui colori. Cosa succede? Può succedere che la mia foto è troppo chiara, troppo scura, ha dei colori rosso troppo accentuati, ha tutta una serie di cose un po' particolari, quindi io posso andare a vedere una serie di funzioni che sono i bilanciamenti del colore. Quindi, colori, bilanciamento, lo vedete? Ho la possibilità di giocare per esempio sui miei colori, vado a prendere il giallo per esempio, vedete cosa succede alla mia immagine, lo voglio più rosso, lo voglio meno rossa. Posso giocare sul magenta, posso giocare sul giallo. In essa cromia. Cosa? In essa cromia. Cioè con sei colori. Sì. Posso giocare sulle luci, sui mezzi toni, sulle ombre. Vedete? Altre luci cosa vorrebbe dire? Mezzitoni è... basta fare una prova, non saprei come definirtelo. Mezzitoni è questo, altre luci sono, lui va a giocare su ulteriori luci, vedi che cambia un attimino anche. Ma si sposta neanche il canale. E dipende che immagine. No, ok, no, è andato. No. Bisogna premere altre luci noi intorno, non più santino. Lo vedete? Questo mi permette un attimino, se la mia immagine è troppo rossa per qualche motivo, io posso diminuire la quantità di colore rosso. Quando fai le foto con la neve, che se non hai il filtro ti viene fuori tanto blu, è presente? Quando fai le foto, quando fai le foto con il riflesso del riverbero della neve. Il filtro dei bianchi sull'automatico.
Sì, lo fa? Sì. Rana, come dice? Sempre su colori, automatico, bilanciamento dei bianchi. Lasciami solo, bilanciamento colori. Allora, colori. Poi su sull'automatico, auto, si è scritto auto. Sì. Bilanciamento del bianco. Sì, di funzione a livello di colori ci sono tante piccole utili che mi fanno. Questo leva il blu dal. Le toglie tutti una serie di riflessi che ti può dare il mare, ti può dare il sole forte in montagna, il riflesso della neve. Il riflesso della neve si dà sempre celeste, se non ti capisci lo giusto. Devo fare un'opera in mano di diapositive in file, quindi ognuna che scarico da. E per quello che mi interessava. Sì, sì. Ma non sono attenti meglio sto giro. Un altro tipo è tonalità saturazione, mi permette, se per esempio io scelgo il principale, guardiamo cosa succede, io posso togliere via un po' di tonalità ai colori, a tutti quanti, posso togliere luminosità, vedete che la mia immagine diventa più scura, o posso togliere un po' di saturazione, lo vedete, posso farla fino a diventare bianco e nero. Un'altra cosa interessante in questo è la possibilità di dire benissimo, sulla mia immagine io voglio solo giocare sul rosso. Lo vedete? Scelgo il mio colore rosso e io a questo momento quando diminuisco, vedete che sto toccando solo la parte dello schermo centrale? Dove trovo del rosso, lui va a toccare. Oh, accende anche. Quindi principale, reimposta, scelgo il vero, il blu e io tolgo la tonalità del blu, lo vedete? Non vado a toccare per esempio il rosso, ma vado a toccare solo il blu. Le altre parti che non sono blu vengono giocate, quindi principale lo fa su tutti, oppure posso fare colore per colore. Diventa molto interessante questo. Che cosa c'è qualche dominante? Qualche dominante, perfetta come frase. Ci siamo? Sì. Sempre a livello di colori, posso giocare sul colore. Sembra un pochettino di giocare su una foto un po'. Lo vedete, normalmente tutto in questa maniera, man mano che io lo tocco lo faccio tutta e poi io modifico tutta l'immagine. Scusa, ma su colore la parte direttamente in celeste? Perché? Sì. Da un colore di... ma se io lo faccio ok mi rimane proprio così, mi trasformo in questa maniera. Prende il colore predominante, in questo caso quello del celeste. Anche da me che ho tutta un'altra foto. Cosa? Anche da me che ho tutta un'altra foto. Non so che tipo di gestione hai. Ci siamo? Ultima parte è questa luminosità contrasto che mi permette di togliere per esempio luminosità di mia immagine, me la fa più scura, meno scura o più chiara, vedete, oppure di aumentare o diminuire i contrasti. Come? Ah, perché da giocare veramente tanto qua. Cioè, sì, se vuoi giocare sì, se sei poi ben bravo graficamente puoi fare delle bellissime cose. Pensa a dover gestire 200 foto, ti hai qua fino a pensione. La prima idea che stavo a fare, cioè, sembra stronzata, ma però... Ah no, certo, beh, dipende dalla tua immagine che hai. Sì, nel senso che uno può farsi fare tutto, cioè, siamo parecchia roba a comparare qua.
E secondo me non bisogna spiegare tutto, prima dopo. No, ma io non posso spiegare tanto, cioè, oltretutto ripeto, non sono un grafico. Cercare delle... Io mi cerco di darvi le basi, in modo tale che dopo voi potete andare avanti, perché bisogna anche voi due forme. Certo. Vi divertiate un attimino. Ripeto, mio figlio, per esempio, ha cominciato ad utilizzarlo perché si faceva delle sue immagini per il suo sito di Facebook, il suo gruppo, eccetera. Lui cambiava le immagini, creava dei personaggi con le spirali, eccetera. Pian piano ha imparato a usarlo e si lo gestisce. Ma neanche lui sapeva tutto, perché anche lui l'altra volta che siamo stati qua insieme mi ha detto sì, qualcosina mi è servito anche a me. Perché magari non avevo previsto quello, perché lo facevo in un'altra maniera. Se voi vediamo, posso arrivare a fare tante cose da una parte o dall'altra, posso arrivare, cioè, se più... ci sono diverse strade, cioè strade più veloce, meno veloce, certo, certo, sì, alla fine uno arriva a fare le sue cose, però ci sono delle maniere più veloci e più semplici, ci sono un sacco poi di stili, di plugin, come abbiamo detto l'altra volta, Gimpa, la possibilità di aggiungere i plugin. Cosa significa? Che magari se un programmatore fa una cosa un po' particolare, può creare un programmino, uno script che lo genera in automatico, senza sì, dover... Sì, ne hanno fatti di nuovi anche. E lì si trova su... Si trovano via internet. Via internet, Merkle Synapse, non cos'è? No, non sono Merkle Synapse, ci sono dei siti, io vado in cerca, poi vedremo anche più avanti, dove posso reperire per fare delle cose proprio particolari, semplici, simpatiche, carine, possono servire per fare varie cose.